Circa 150 capannisti sono scesi in piazza Ravenna per dire no alla decisione della Regione Emilia-Romagna di abbattere 38 padelloni sui fiumi uniti. A organizzare la manifestazione l'Associazione Pesca Sportiva e la cooperativa Fiumi Uniti Servizi, che non accettano la valutazione dei tecnici di Bologna di considerare i manufatti sugli argini a rischio in caso di piena. Ad appoggiare la protesta il sindaco Michele De Pascale e il vice sindaco Eugenio Fusignani, che hanno fatto sapere di volersi impegnare in sede regionale per salvare almeno una parte dei 38 padelloni. Durante la protesta è stata letta la lettera di sostegno alle istanze dei capannisti inviata dalla presidente di Ravenna Festival, Cristina Mazzavillani Muti. Il nostro intendimento è quello di far capire alla Regione che i capanni nei fiumi uniti devono restare così come sono, perché a noi non interessa qualsiasi proposta che la Regione ci ha fatto riguardo all'eventualità di demolire i capanni e sostituirli con dei capanni sui pali. Riteniamo che ci siano le condizioni per poter far sì che i capanni a terra siano considerati ugualmente sicuri. Fondamentalmente, se io devo spendere 150.000 euro a ricostruire un capanno per mangiare comunque delle bracciole, perché il pesce non c'è, mi compro un appartamento al mare, le mangiate le faccio lì, insomma è improponibile. Tra l'altro questi capanni sono storici.